Io sono Unitelma, il format dedicato agli studenti, agli ex studenti di Unitelma Sapienza, un modo per raccontarsi la propria esperienza presso il nostro Ateneo. Siamo in compagnia oggi di Simona Cortona. Buongiorno Simona. Buongiorno, buongiorno a te. E allora, che cos'è per te Unitelma Sapienza? Descrivici un po' la tua esperienza, che corsi hai frequentato e appunto cosa ti ha dato il nostro Ateneo. Guarda, io torno all'università dopo 13 anni, dopo essermi laureata qui a Perugia in Scienze della Comunicazione. Io sono lavoro, insomma, sono dipendente del Comune di Perugia, sono la responsabile della comunicazione del Comune di Perugia e ritorno quindi ad un ritorno, cioè per me insomma è una prima esperienza Unitelma, però ritorno a studiare, anche se poi uno sa che quando percorre un percorso universitario poi non smette più di studiare nella realtà. Però mi sono rimessa in gioco perché diciamo che il ruolo della comunicazione purtroppo negli enti pubblici, forse adesso con il ministro Brunetta probabilmente riusciremo ad avere una collocazione almeno nei ruoli centrali, perché fino adesso siamo ai margini. E quindi mi sono detta, vabbè, dopo 15 anni di esperienza sulla comunicazione sento la necessità di riformarmi. E ho deciso di farmi, quindi di vedere un po' in giro. La mia università non mi offriva dei corsi interessanti e quando sono entrata nel sede di Unitelma e ho visto appunto il corso di laurea in giurisprudenza e in management di politiche pubbliche, ho pensato questo sicuramente è il corso che può far per me, anche perché io come dire, non sono una giurista, non avrei fatto veramente molta, molta fatica. Invece questo corso è molto focalizzato sull'esperienza, sul management, sul comprendere l'innovazione che necessita della pubblica amministrazione, l'ho ritenuto veramente un corso di laurea adatto alla mia persona. E infatti sono, come dire, quasi terminata, adesso il 12 luglio mi laureo. E quindi sono felice, insomma, ho trovato veramente, le mie aspettative sono state pienamente, come dire, cioè sono rimasta veramente contenta della scelta. Ecco Simona, nell'ambito proprio della tua esperienza anche lavorativa e professionale, il ruolo delle attività, nell'ambito appunto anche del tuo percorso didattico, che cosa, ne pensi? Io so che appunto come molti studenti ci hanno raccontato, le attività sono un passaggio fondamentale, no? Da un punto di vista proprio dell'apprendimento. Anche per te è stato lo stesso, cosa ci racconti in tal senso? Io ne avrei volute fare di più, posso dire, perché purtroppo ho notato che in questo corso di laurea solo in 3 o 4 insegnamenti erano previste le attività. Quando le ho scoperte, appunto, quando nel corso poi degli studi mi sono trovata a doverle fare, le ho trovate uno strumento fondamentale perché da una parte ti permettono di come dire, avere un approccio diverso da quello che è l'esame orale, ti permettono di approfondire, ti permettono di offrire una panoramica, quella che è la tua panoramica in relazione alla materia che stai studiando. Spesso appunto l'esame è dato, o giustamente, dalle domande che ti fa il professore, che sono focalizzate però ai testi di studio. Ecco, le attività a me ha permesso di spaziare molto, cioè di offrire anche dei progetti innovativi, che tra l'altro in due di questi porterò avanti in comune, specialmente in management di politiche pubbliche, in management dell'innovazione, un progetto presentato in un giornale online, che è un nuovo servizio innovativo che il Comune di Perugia vuole offrire ai propri cittadini e che, se tutto va bene, dovrei presentarlo i primissimi giorni di maggio, quindi come dire il progetto scritto sulla carta, l'attività è diventata realtà. E l'altro invece è legato alla formazione del personale, anche lì un'attività importantissima su un progetto di cui curo da 5 anni, che è il progetto Art Bonus con grandissimi risultati e che mi servirà appunto per proseguire in questa attività. Quindi per me sono stati
strumenti fondamentali. Sono stati Fondamentale. anche un passaggio diverso, appunto, venendo da un'esperienza di 13 anni fa, dove ovviamente questi strumenti non c'erano, dove non c'era neanche un rapporto diverso con i professori, cosa che invece ho notato oggi. E questo è uno strumento che mi ha permesso di spaziare di più la materia, di approfondirla e di rendermi conto di averla compresa appieno. Ecco. Grazie anche per l'anteprima che ci hai dato, del Sì. piccolo spoiler. Va bene, poi magari ne riparliamo Certo. quando sarà pubblico, insomma, e diffuso. Simona, che cos'è quindi per te, in una parola o in una frase, un'Itelma Sapienza, e se consiglieresti chiaramente il corso che stai seguendo? Sì, lo consiglierei molto volentieri. Magari a volte il carico di studio era un po' pesante per chi effettivamente lavora, chi ha anche famiglia, perché insomma, io ho una certa età. Però no, lo consiglio fortemente per chi poi lavora in una pubblica amministrazione, veramente per comprendere questo periodo di cambiamento e lo spero veramente con il ministro Brunetta e anche con quello che il Recovery Fund, insomma, la possibilità che si darà all'amministrazione di diventare veramente una competitiva e innovativa. Lo consiglio, consiglio anche Unitelma perché ho trovato disponibilità anche nelle segreterie, insomma, in qualsiasi problematica io ho avuto, mi sono state date risposte in brevissimo tempo, comprensione, perché ho dovuto anche cambiare piano di studi e mi è stato concesso. Io ho giustamente detto, avrei più bisogno di questo studio piuttosto che quest'altro e mi è stato concesso. Le lezioni, registrate sono per chi lavora sono veramente ideali perché te le puoi ascoltare quando vuoi. Qualche corso di qualche, come dire, lezione, insomma, qualche corso di studio lo aggiornerei un po', ecco, diciamo così. Bene, bene, beh, pregi e difetti, come è giusto che sia. Sì. Però Viva sono la sigla. molto molto soddisfatta. Bene, bene. Simona, io guarda, ti ringrazio e magari nei prossimi mesi ci risentiamo, così ci racconti Certo. altre esperienze. E Benissimo. ricordo a tutti coloro che ci stanno guardando che ci sono altri contributi proprio sulla pagina ufficiale di YouTube di Unitelma Sapienza, e potete scriverci a ufficio stampa @unitelmasapienza.it per parlarci della vostra esperienza. Grazie a Simona. Grazie a voi. Buono studio.